Mentre le persone si muovono indaffarate per le vie del centro alla ricerca degli ultimi regali, nei ristoranti è tutto quasi pronto per i giorni delle feste. Cena della vigilia, pranzo di Natale e poi Capodanno sono momenti centrali per questa parte dell'anno per l'intero comparto e così anche nei ristoranti della zona della Sala si lavora per essere pronti ad accogliere i clienti. Se l'ultimo dell'anno è un appuntamento irrinunciabile per il settore, in diversi ci hanno però detto che hanno scelto che resteranno chiusi nel giorno di Natale. E come tutti gli anni il pranzo di Natale siamo chiusi perché lo passiamo tutti in famiglia. Lavoriamo sempre tutte le domeniche e il giorno di Natale per noi e per i nostri dipendenti preferiamo non che lo passino nelle proprie abitazioni. Saremo aperti tranne Natale e la sera di Capodanno, per il resto saremo aperti a tutti quanti. Noi per le feste di Natale come tutti gli anni siamo sempre aperti, pranzo e cena. L'unica eccezione, siamo chiusi a pranzo per il giorno di Natale. A Natale noi siamo già pieni, tutto prenotato da quasi 2 mesi. Per fortuna la clientela ci conosce e anche sulla fiducia, senza ancora sapere qual era il menù di Natale, quale fosse il menù di Natale, eravamo già pieni. Nei menù sembra essere la tradizione, la tendenza di molti dei locali che abbiamo visitato alla vigilia di queste feste. Ovviamente con tecniche innovative, tecniche nuove, però la cucina resta legata alle nostre radici. Abbiamo ricercato sicuramente dei dolci tipici della zona toscana, tra cui una ricciolina del Monte Amiata, e cercare di valorizzare i prodotti della zona come il maiale. Quest'anno, come anche l'anno scorso, abbiamo deciso di inserire il tartufo. Per l'ultimo dell'anno abbiamo fatto un menù alla carta, di un menù un po' più particolare, composto da 3 antipasti, 3 primi e 3 secondi, ognuno potrà scegliere ciò che vuole. Quando ero bambino nel menù che si andava tutti a mangiare a casa della zia Maria c'era sempre lo sformatino, per cui noi faremo lo sformatino di zucca per i giorni di Natale. Prenotazioni, come si sta muovendo qualcosa? Fortunatamente sì. Allora, fortunatamente dentro siamo già tutti pieni e siamo già anche preparati qualche prenotazione anche per il fuori. Dentro siamo già al completo, diciamo, per la sera dell'ultimo dell'anno. Fuori, piano piano, si stanno muovendo delle prenotazioni.